possiamo iniziare quindi questo webinar esclusivamente online, anche per in qualche modo raccontare un po' tutto il percorso che l'associazione sta facendo nell'ambito dell'internazionalizzazione. Penso che possiamo quindi a questo punto iniziare e quindi darei la parola subito per i saluti, benvenuto e l'apertura dei lavori al nostro presidente nazionale Simone Gamberini. Sì, buongiorno a tutti e grazie innanzitutto per esservi collegati oggi. Io farò una brevissima introduzione per lasciare poi la parola ad Attilio Dadda, che è vicepresidente di Lega Coppe e che ha anche la delega e la responsabilità sull'internazionalizzazione, oltre a tante altre deleghe che gentilmente ha voluto prendersi con mia grande felicità. Però ci tenevo a fare questo piccola introduzione e saluto perché noi abbiamo con il nostro congresso, con il documento di mandato che abbiamo approvato al nostro congresso di circa un anno fa, avviato un percorso che vedeva nella costruzione delle strategie per l'internazionalizzazione uno dei punti centrali di una strategia di affiancamento alle cooperative in un processo che tradizionalmente ha visto, diciamo così, le cooperative o il sistema cooperativo più concentrato sul mercato interno, con alcune eccellenze soprattutto nella manifattura e nell'agroalimentare, che hanno invece una tradizione all'export, ma che appunto rappresentano una minoranza delle imprese cooperative, se penso al corpo grande del nostro sistema, che è costituito da oltre 10.000 cooperative, e noi ne abbiamo mappate circa 200 con una propensione forte all'export e già appunto una strategia verso l'internazionalizzazione ben definita. Oggi l'export rappresenta e genera quasi il 32% dell'export del PIL italiano e ha raggiunto nel 2023 un valore importante di quasi 626 miliardi di euro in costante crescita anche in anni difficili come quello trascorso, in una crescita costante rispetto anche delle varie turbulenze internazionali che hanno caratterizzato questi anni, dalla guerra in Ucraina alla crisi in Medio Oriente, che ha generato anche recentemente un'interruzione parziale dei traffici delle tratte marittime sul canale di Suez, con un impatto pesante sul commercio estero e con effetti diretti sull'organizzazione di quello che è il sistema anche dell'export, in particolare italiano ed europeo. Stiamo attraversando fasi di crisi geopolitiche e anni nei quali probabilmente si andranno a ridefinire anche i confini e le regole del commercio mondiale, e pensiamo sia opportuno cercare di capire come in questo periodo complesso, ma anche ricco di opportunità, si possano affiancare le nostre cooperative. Vi dicevo prima del documento di mandato. Nel documento di mandato noi abbiamo deciso, definito come obiettivo proprio dell'associazione quello di supportare i processi di internazionalizzazione delle cooperative aderenti in stretto rapporto con il resto delle politiche associative che si occupano già in modo forte di relazioni legate alla cooperazione internazionale e alla cooperazione internazionale allo sviluppo. L'obiettivo è quello di costruire una strategia, un piano di lavoro per l'internazionalizzazione che dopo Attilio insieme a Francesco Tolendo vi illustreranno, con l'obiettivo oggi di condividere i primi step di quella che sono già stati avviati di quella strategia per poi ragionare anche insieme a voi sui prossimi passi e costruire quella collaborazione diretta con le cooperative che ci consenta di costruire percorsi più efficaci per favorire
il processo di internazionalizzazione. Lo faremo in stretto rapporto anche con il Ministero del Made in Italy e il Ministero degli Esteri, in particolare la cabina di regia per l'internazionalizzazione ha messo al centro anche della promozione internazionale, la promozione del sistema cooperativo insieme a quello delle piccole e medie imprese, definendolo appunto come progetto strategico anche per favorire la crescita dell'export del Made in Italy. Dobbiamo, come associazione, ne siamo consapevoli, presidiare il rapporto con le istituzioni per assicurarci che a quella diciamo, tensione programmatica che oggi vediamo molto forte nei ministeri, si arrivi poi a trasformarla in opportunità concrete per le nostre imprese. E, stiamo lavorando concretamente per costruire queste relazioni e agganciarle alla strategia che stiamo cercando di costruire. E questo webinar serve anche a iniziare a costruire quella relazione e a approfondire insieme al consigliere Lo Savio, che è responsabile dell'Ufficio per le strategie per l'internazionalizzazione della Direzione Generale per la promozione del sistema paese del Ministero degli Affari Esteri, per approfondire appunto quelle che possono essere le strategie nazionali, gli strumenti che oggi vengono messi in campo a livello governativo per supportare l'internazionalizzazione delle imprese e agganciare quindi alle strategie governative la strategia che stiamo costruendo come Lega Coop. Quindi è un webinar non solo di informazione ma anche di lavoro nel quale vogliamo presentarvi un'ipotesi di strategia sulla quale abbiamo lavorato insieme ai referenti territoriali che abbiamo individuato a supporto dell'internazionalizzazione insieme alle Leghe Coop territoriali, ma anche e soprattutto un momento nel quale condividere insieme, grazie alla disponibilità del consigliere Lo Savio, anche le strategie governative e condividere poi insieme anche i passi successivi per strutturare in modo più articolato il supporto all'internazionalizzazione delle cooperative. Abbiamo sicuramente buone pratiche, piattaforme che già oggi possono supportare, come vi dicevo, sul settore manifatturiero e sul settore agroalimentare, la propensione all'esportazione di alcune filiere. Dobbiamo però appunto inserire tutti questi episodi, spesso anche eccellenti, all'interno di una strategia complessiva dell'associazione che porti a produrre un beneficio a tutte le cooperative che intendono svilupparsi e crescere anche al di fuori del mercato interno. Quindi l'ho fatta anche troppo lunga. Vi ringrazio per aver accettato questo invito per iniziare questo percorso. Spero che i contributi e le strategie che vi presenteremo possano essere appunto il viatico per un percorso che consenta di dare forme concrete alla strategia per l'internazionalizzazione di Lega Coop. Grazie a tutti e buon lavoro e buona giornata. Grazie Presidente. Quindi, insomma, abbiamo sentito sicuramente una strategia dell'associazione in linea con quelli che sono ovviamente gli interessi delle cooperative. C'è sempre più interesse verso l'internazionalizzazione, quindi non solo per quelle che hanno già fatturato estero, ma per quelle che si stanno mano a mano approcciando, e potenzialità quindi di lavorare a stretto contatto con gli stakeholder e anche gli strumenti che il nostro sistema paese sta in qualche modo promuovendo. E, dopo quindi questa strategia, adesso vorremmo un pochino anche andare su quelle che sono le linee strategiche per l'internazionalizzazione e soprattutto quali le opportunità della rete cooperativa globale, della nostra famiglia dell'International Cooperative Alliance, dove sappiamo che il nostro vicepresidente nazionale, Attilio Dadda, è all'interno del board e quindi sicuramente una potenzialità da costruire e soprattutto sfruttare a partire dal piano di lavoro. Vicepresidente.
Grazie, un saluto a tutti, un ringraziamento al Presidente Gamberini per l'introduzione e per aver già delineato poi il contorno entro il quale noi ci stiamo muovendo e abbiamo lavorato in questi mesi in coerenza con le indicazioni di mandato e quanto uscito dal dibattito congressuale, ma anche in ascolto con le istanze che in questi mesi abbiamo raccolto dalle cooperative che già lavorano, dalle cooperative che potenzialmente vogliono occuparsi di internazionalizzazione e dalle relazioni internazionali. Il quadro è diviso su questi tre piani. È diviso prima su una visione di contesto generale rispetto alla nostra idea di essere, tra virgolette, aperti al globale. Il secondo livello è quello invece operativo rispetto all'azione di rappresentanza e al ruolo con le cooperative. Il terzo è un po' la proposta scritta e rimessa in ambito, direi, più nazionale che riguarda anche la visione specifica del mondo di Legacoop. Io sarò veloce ovviamente per i tempi che ci siamo dati e per i webinar che funzionano quando sono efficaci ma anche molto concentrati e densi e quindi vado sui tre punti in maniera senza molti preamboli. Il primo è il concetto di internazionalizzazione. Noi per la prima volta con le deleghe che il Presidente Gamberini ha attribuito all'interno della Presidenza e sul lavoro fatto all'interno del documento dell'ultimo congresso, abbiamo posto un'attenzione particolare al concetto di internazionalizzazione delle imprese cooperative. L'abbiamo fatto collegandoci ai valori e ai principi del movimento internazionale per quanto riguarda Lega, ma l'abbiamo fatto anche sentendoci più parte di un movimento globale e quindi non dalla visione italiana nel mondo, ma dalla visione più che altro cooperative che condividono principi universali e si muovono in ambiti e in azioni coerenti, discusse, ragionate a livello globale, applicate poi peculiarmente a livello locale. Nelle linee strategiche di questo piano voi troverete alcune informazioni che poi Francesca metterà in campo, che sono frutto di un lavoro e di alcune riunioni che abbiamo già fatto con gli assetti territoriali e associativi, che cercano proprio innanzitutto di coniugare questi due aspetti: l'aspetto valoriale identitario, universale, discusso, ridiscusso a Seul e sarà oggetto di ridiscussione alla fine di quest'anno, proprio a Nuova Delhi, prima del lancio dell'anno internazionale delle cooperative da parte dell'ONU. Ecco, quei valori, quei principi rappresentano una condizione che ci è utile per tenere relazioni con diverse culture, diversi mondi, diversi mercati, ma ci è anche utile per stabilire opportunità per le nostre imprese. È ovvio che è un rapporto bidirezionale ed non è un rapporto semplicemente commerciale come succede per la stragrande maggioranza delle attività economiche che cercano di implementare fasce di mercato in un mercato diverso da quello domestico. È un rapporto bidirezionale nell'ambito anche delle relazioni e nell'ambito delle conoscenze. Noi abbiamo un grande patrimonio che è esclusivo ed è in casa di Legacoop, che è il patrimonio della reputazione negli organismi internazionali. Il lavoro che c'è stato passato per il lavoro che hanno fatto colleghi illustri, precedenti presidenti, presidenti di Lega e presidenti anche dell'ICA, che hanno incrementato questo valore di relazioni ed è un patrimonio che ci è utile anche da un punto di vista della capacità di stabilire relazioni e rapporti. Ne dobbiamo considerare soprattutto un valore strategico aggiuntivo e un valore che implementa le nostre opportunità. Per arrivare al concetto anche di relazioni internazionali, di solidarietà internazionale, vi ricordo ai colleghi dei territori, delle associazioni e delle imprese che noi abbiamo anche lavorato negli ultimi anni aprendo le unità di crisi in caso di calamità naturale o in caso di disastro, di emergenze umanitarie. L'abbiamo fatto non solo durante la guerra, ma l'abbiamo fatto anche durante eventi drammatici, penso ai terremoti, penso a quanto è successo in Turchia, quello che stiamo lavorando ad esempio sul progetto con le donne in quell'area, l'abbiamo fatto in Marocco, lo stiamo facendo con gli aiuti umanitari a Gaza, lo stiamo predisponendo sulla ricostruzione dell'Ucraina, ma questo per dire quanto siamo allineati anche con una serie di altre visioni, mi riferisco ad esempio all'Africa col piano Mattei. Già il Presidente ricordava l'interconnessione che c'è tra un ambito istituzionale, e relazioni istituzionali con il nostro governo, con i ministeri e l'azione anche di stile, di rapporto che ha il movimento cooperativo con gli altri movimenti
cooperativi, col Movimento Cooperativo Internazionale e con gli altri movimenti. Stiamo insistendo su relazioni bilaterali strategiche con alcuni movimenti. Lo stiamo facendo pensando, guardate, non solo all'ambiente domestico che è sempre più l'Europa, più che il nostro paese, lo stiamo pensando anche alla scelta e a dati e a numeri che ci arrivano da movimenti in ambiti crescenti. Mi riferisco in particolare al Brasile, mi riferisco ai rapporti con l'India, mi riferisco ai rapporti con tutto l'Asia Pacifico e con l'America Latina in modo particolare, senza trascurare che in quelle aree abbiamo anche una presenza notevole dal punto di vista delle comunità, degli italiani che hanno deciso di abitarvi e di avviare attività economiche. Bene, all'interno di questo, e chiudo la parte sul contesto delle linee riferite ai principi, ai valori e alle linee identitarie del movimento, noi abbiamo pensato di tradurre in azioni pratiche, operative, con un piano di lavoro dettagliato, la nostra voglia di andare a essere a fianco e di supporto alle imprese che ragionano sul mercato non domestico, non solo italiano, ma che partono dall'esperienza fatta in Italia e pensano di espandere la propria visione, facendola sempre nella logica e nel richiamo dei valori e dei principi cooperativi che ci appartengono e che sono universali per il nostro movimento. Noi abbiamo pensato di istituire una relazione aperta e costruttiva, e i primi numeri che ci arrivano sono incoraggianti. Abbiamo incrementato il numero del primo dato delle cooperative che lavorano e che sono disponibili a lavorare sull'internazionalizzazione. Rispetto alla prima stima l'abbiamo ampiamente superata, lo ricordava prima Gamberini, siamo oltre 200. Noi abbiamo incontrato e messo insieme la matrice settore e territori tradizionali del nostro mondo, anche con il concetto di esperti di filiera e creando quindi una rete di referenti dell'internazionalizzazione a livello regionale. Questa partita ha messo in campo anche uno scambio di opinione, una serie di attenzioni, una rinnovata attenzione anche non solo a conoscere l'aspetto geopolitico e le relazioni e tutti gli interessi, ma a investire anche con una forma nuova dal punto di vista anche della cultura, della crescita del gruppo dirigente, dell'attenzione dei cooperatori. In questa rete noi aggiungiamo un altro pezzettino oggi che è proprio identitario nella discussione che poi vi chiuderò nelle relazioni che abbiamo con gli altri componenti del board dell'ICA e con gli altri movimenti cooperativi. Noi insistiamo molto sul principio anche di filiera, non solo della commercializzazione e del lavoro su un singolo prodotto barra mercato, ma sul valore aggiunto che la filiera cooperativa ha nel livello italiano in maniera marcata. Penso all'agroalimentare, penso al mondo alla parte co delle costruzioni, penso al mondo anche dell'industrializzazione delle nostre cooperative, ma penso anche all'industria teatrale, alla parte delle cooperative per noi di restauro dedicate ad esempio ai beni culturali. Insomma, abbiamo peculiarità che ci riportiamo come DNA per quello che siamo con il movimento cooperativo anche nelle relazioni internazionali. Ma nel supportare questi progetti e nel supportare questo progetto e processo di export per le nostre imprese, noi abbiamo bisogno di stabilire quello che già nelle riunioni con il coordinatore abbiamo fatto, che è il principio di mettere a disposizione più informazioni possibili per ottenere un abito sartoriale, una visione mirata su quello che serve e utilizzare sia le nostre relazioni e la nostra reputazione in ambito internazionale, ma realizzare soprattutto un progetto condiviso di sinergie tra varie cooperative, tra filiere e tra relazioni con gli altri colleghi che si muovono in settore analogo in altri paesi del mondo. E quindi la prima fase del supporto che noi stiamo completando è un lavoro iniziato ormai, siamo nell'ordine dei 12 mesi, vediamo i primi risultati, continuiamo per fortuna anche a registrare le nuove attenzioni e le nuove disponibilità a lavorare in questo settore. Abbiamo anche esperienze, secondo me, dal punto di vista delle eccellenze da raccontare. Io penso a questo punto che sia fondamentale per noi identificarci anche dal punto di vista delle relazioni, ragionando sempre su quello che dicevo all'inizio, tanto più saranno forti le nostre relazioni internazionali e le nostre relazioni con gli altri movimenti, tanto più saremo in grado di supportare le nostre imprese in quei mercati e costruire queste filiere. Io penso che noi dovremmo identificare il lavoro anche all'interno del board dell'ICA, all'interno delle relazioni con gli altri stati, proprio identificando la nostra attività col lavoro della rete cooperativa globale, col lavoro di insistere, di incentivare, di sperimentare su un campo completamente neutro, aperto. Non c'è un documento oggi su questo tema che ci aiuti,
lo ricordiamo, noi l'abbiamo posto dall'inizio invece una particolare attenzione al fatto di essere membri di un movimento internazionale che vuole contaminarsi e che vuole anche portare le proprie esperienze. Questo ormai ci è riconosciuto di fatto, parlando con tutti i colleghi dell'ICE e parlando con i colleghi degli altri movimenti. Io penso che lo sforzo che abbiamo messo in campo, i primi dati ci danno ragione che questa è la direzione giusta, che noi dobbiamo insistere e metterci al fianco, essere l'elemento collante delle verifiche delle azioni commerciali delle singole attività economiche delle nostre cooperative, ma dobbiamo aggiungere il valore complessivo, anche per portarci a casa oggi un principio che è quello dell'approvvigionamento, non solo della filiera, dell'approvvigionamento sostenibile, controllato, verificabile anche delle parti importanti all'interno dei nostri processi. Questo lo stiamo facendo ovviamente soprattutto nella sede ideale che è l'International Cooperative Alliance dal punto di vista globale, lo stiamo facendo anche nella visione europea di Cooperatives Europe, lo facciamo soprattutto investendo e mettendo in campo le relazioni bilaterali come abbiamo iniziato a fare con il presidente Gamberini e il direttore Granero partendo dalla Spagna e mettendo in programma una serie di altri incontri con i movimenti cooperativi. Penso che per tradurre poi in azioni concrete tutto quello che adesso stiamo dicendo sia opportuno a questo punto parlare e andare nel dettaglio del piano dell'internazionalizzazione. Penso che tocca a Francesco Ottolenghi andare più nella parte operativa e soprattutto collegare i principi, le indicazioni, la visione con la parte di lavoro e con quello che ci aspetta anche dal punto di vista della relazione con i nostri territori, con le associazioni e poi con le cooperative associate. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, grazie Vicepresidente. Intanto colgo l'occasione ovviamente per salutare il consigliere Rosario che ci ha raggiunto, che è a capo dell'Ufficio Primo Strategia per l'Internazionalizzazione del Sistema Economico Filiera Made in Italy del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Intanto, grazie Buongiorno a consigliere. tutti. Buongiorno, buongiorno. E poi, visto che abbiamo studiato proprio una modalità interattiva per questo webinar, stiamo ricevendo in chat una serie di domande e prima di passare, diciamo, alla presentazione del piano, ho una domanda per quanto riguarda il vicepresidente. In termini di relazioni con i movimenti cooperativi dei paesi partner, vorremmo sapere se esistono delle iniziative o direttrici di lavoro in ambito ICA e quali paesi sono più attivi. Prima di passare la parola nuovamente al vicepresidente, chiarisco solo per il consigliere, stiamo parlando della nostra famiglia mondiale, noi abbiamo una rete di più di 110 paesi nel mondo, 1 miliardo di cooperatori. Che sono attivi a seconda poi dei paesi in diversi settori, filiere, su, con le quali ovviamente per noi sarà una parte importante della nostra strategia quella di potersi connettere, creare sinergie, creare filiere, approfittando anche ovviamente di fare sistema con gli strumenti e con le nostre istituzioni per rafforzare anche questi legami. Attilio. Sì, è velocissima la risposta perché è proprio con l'elezione a Siviglia del nuovo board che noi abbiamo introdotto nell'argomento della discussione del gruppo ristretto della governance, il tema della filiera globale, pensando esattamente al fatto e alle parti più avanzate che ad esempio sono in corso per quanto riguarda alcuni settori, in modo particolare il settore della grande distribuzione organizzata mondiale, si sta facendo enormi domande dal punto di vista dell'approvvigionamento, del fatto che prodotti biologici che nascono in continenti, in parti tropicali del mondo, subiscono un impatto e hanno un'impronta ambientale notevole per questioni logistiche, di trasporto. Ci siamo fatti domande da un punto di vista anche dell'approvvigionamento di materie prime importanti, strategiche, mi riferisco alle terre rare piuttosto che ad alcuni componenti che riguardano la parte di costruzione di alcuni nostri macchinari dal punto di vista industriale. Sì, quindi è una discussione aperta all'interno del board, è una discussione che oggi è principalmente aperta e condotta da noi nell'ambito europeo da noi, dall'asse dell'Italia, del Movimento Cooperativo Italiano e del Movimento Cooperativo Spagnolo e ha come riferimento
soprattutto una discussione aperta con i movimenti cooperativi dell'Asia Pacifico e con l'America Latina, a partire da alcune cose che ci caratterizzano. Pensate alla filiera del caffè e a tutta la cultura che c'è del caffè, soprattutto dato da noi, con zone di produzione che stanno proprio da quelle parti, o all'agroalimentare, o semplicemente anche alla partita che riguarda la ricerca di alcuni aspetti che riguardano l'innovazione, una parte comune da mettere a sistema. E qui il principio non è la sommatoria, il principio è più la visione complessiva, non è un concetto di tante cose che si mettono insieme per completare la filiera, ma è la visione strategica, identitaria, di sviluppo, di ritorno sulle comunità locali di quei posti. Insomma, è una visione integrale anche da un punto di vista di sostenibilità, applicata soprattutto nel principio e nella coerenza con i valori cooperativi che noi diciamo. E soprattutto abbiamo recentemente chiuso anche la consultazione mondiale sull'aggiornamento dei valori cooperativi. Sta proprio in questa direzione, dicendo che il rapporto principale, chi è più attivo con noi a discutere e a credere nella visione delle filiere cooperative globali, sono i movimenti oggi più in crescita, anche da un punto di vista numerico, di fatturato, ma anche di aderenti, perché stiamo parlando di un'associazione che, oltre ai dati che diceva prima Francesca, raggruppa 308 organizzazioni nel mondo, e quindi abbiamo una varietà, una complessità all'interno della parte dei gruppi di lavoro che rappresenta questo sistema, molte volte settoriale, ma molte volte in struttura confederale e di sistema, come è LegaCoop oggi con le sue articolazioni. Che consente di fare progetti anche di questo tipo. Tenete presente che l'abbiamo introdotto esattamente alla fine del 2022, questo principio della filiera globale. Non c'era traccia prima nell'elaborazione di ICA del concetto che stiamo discutendo oggi e che per noi diventa un marker, diventa un elemento trainante delle scelte che dovremmo fare dal punto di vista strategico anche per accompagnare le nostre imprese. È più semplice, è più corretto, è più vantaggioso, ma soprattutto è più coerente farlo nell'ambito delle filiere piuttosto che farlo nell'ambito semplice del mercato, lo metto tra virgolette, da conquistare su altri piani. Perfetto, grazie. E al di là delle domande che ci state mandando anche via mail, utilizzate anche la chat che è qui proprio perché vorremmo essere sempre più rispondenti, concreti e operativi. Ripeto, questo workshop, webinar è dedicato proprio alle nostre imprese, anche a raccontare un po' anche gli strumenti che stiamo mettendo in campo, le strategie. A questo punto presento e condivido quindi lo schermo. Anzi, ditemi se lo vedete. Perfetto. E presento quello che è il piano di lavoro dell'internazionalizzazione, che vuole essere ovviamente dedicato per il supporto alle nostre imprese cooperative. E, il piano di lavoro è strutturato ovviamente. È un documento, insomma, dal quale stiamo estrapolando, insomma, qualche slide, è a disposizione ovviamente della governance e anche delle nostre imprese direttamente anche tramite la rete dei referenti, l'internazionalizzazione che è stata creata proprio all'interno del piano, e ha una strategia con dei precisi assi di lavoro, con ovviamente quadro logico, cronoprogramma. Andiamo un pochino velocemente a vedere. Allora, innanzitutto il contesto, e già vi posso assicurare che nella realizzazione del piano che stiamo mettendo a sistema abbiamo già un numero diverse di imprese che erano state quindi identificate come circa 170 imprese aderenti, che però adesso è già cresciuto sopra le 200, ma lo vedremo a breve. Di queste imprese abbiamo un fatturato estero complessivo di circa 3,6 miliardi. Quindi una prima analisi è che le imprese principalmente attive sono nella produzione, lavoro e l'agroalimentare, ma poi abbiamo anche imprese che sono attive nei servizi e nella
distribuzione, ovviamente con un panorama di paesi più diversificato, ma poi lo andremo a vedere. Quali sono i principali attori del sistema paese per l'internazionalizzazione? A partire ovviamente dal Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, che ha acquisito ovviamente le competenze in materia di politica commerciale e di internazionalizzazione del sistema paese, anche comprese ovviamente la funzione di indirizzo e vigilanza sull'agenzia ICE, che è uno strumento importantissimo anche perché poi è in raccordo con la rete diplomatico-consolare e quindi sicuramente una potenzialità molto molto importante. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy, che collabora con il Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell'ambito della cabina di regia per l'internazionalizzazione, che proprio qualche giorno fa ha la presenza anche di quattro ministri, anche perché questo vi posso sottolineare anche l'importanza di toccare anche tutta una serie di settori, quindi da quelli più, diciamo, classici, dall'agroalimentare, all'industria, ai servizi, ma anche a quelli, diciamo, della cultura, anche, no? Che è anche uno strumento molto importante per quello che è un'attività promozionale a favore del Made in Italy italiano. E poi tutte le agenzie, ovviamente, che svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione, come dicevo, anche grazie alla rete diplomatico-consolare, la SACE, SIMEST, che ovviamente hanno tutta una serie anche di strumenti e di molto interessanti. Abbiamo fatto anche dei workshop dedicati, per esempio, con la SIMES, anche per andare a verificare e a studiare quali finanziamenti a tasso agevolato e supporto all'export credit. Insomma, sicuramente quindi una rete di stakeholders e attori con le quali ci stiamo ovviamente confrontando, interfacciando e stiamo creando sempre più dei legami stretti anche per riuscire quantomeno a raccordarsi, a portare insomma sul tavolo delle istituzioni le nostre potenzialità, interessi, esigenze e viceversa, quindi andare anche ad acquisire la conoscenza di tutti quelli che sono ovviamente le politiche e gli strumenti messi in atto dal nostro sistema di attori del sistema paese. Abbiamo identificato sei assi di lavoro per questo piano dell'internazionalizzazione delle imprese e andiamo a vedere quindi uno per uno brevemente. Il primo è ovviamente un sistema di raccolta di informazioni, anche perché l'associazione riesce a costruire percorsi, opportunità quando c'è una conoscenza molto approfondita di quelle che sono le nostre imprese, quindi quali sono i mercati, quali sono i settori, quali sono i prodotti, quali sono ovviamente le esigenze, e quindi abbiamo innescato un percorso di monitoraggio per riuscire quindi a essere sempre più tempestivi e rispondenti alle nostre imprese. Non solo per quelle imprese che sono già internazionalizzate e che quindi no, abbiamo dall'analisi di bilancio di imprese e fatturato estero, ma anche quelle che sono potenzialmente interessate, grazie anche a una serie di strumenti che sono sempre più emergenti, come quella della digitalizzazione applicata ovviamente all'export anche digitale. E quindi su questo stiamo aggiornando e abbiamo già dei dati di riscontro di cui parlerà poi il dottor Vergitani. Quindi, prima di tutto, un database, un sistema quindi di mappatura e informativa. Questo ci serve anche per riuscire quindi a dare una comunicazione più mirata, quindi ad informare le nostre imprese, a coinvolgerle anche direttamente e anche rispondere rispetto ovviamente a quelle che sono le singole esigenze. È emerso subito la necessità di, oltre a mappare le imprese, anche a quella creare una rete di coordinamento che dal nazionale potesse arrivare quindi sia ai territori sia ai settori, ed è nata quindi la rete dei referenti dell'internazionalizzazione. Questo perché ci sono tantissime competenze, esperienze,
colleghi che portano avanti quindi, percorsi di internazionalizzazione, supporto alle imprese, quindi sicuramente fare sistema diventa strategico ed è quello che è stata la prima, diciamo, operazione di questo piano di lavoro. Poi ci sarà l'intenzione ovviamente di definire anche un toolkit informativo per l'internazionalizzazione delle imprese, quindi anche per creare anche degli output, degli strumenti che possano essere funzionali alle nostre imprese e dare quindi una comunicazione integrata grazie anche alla nostra newsletter Info Esteri che poi riporta anche tempestivamente quali sono anche le opportunità, le liste con del sistema paese che abbiamo visto. Un terzo asse di lavoro è quello che va invece a voler rafforzare le competenze che sono necessarie per l'internazionalizzazione. Quindi da un lato una ricerca, un'analisi di quelle che sono le opportunità di formazione che possono essere offerte anche a livello gratuito o a condizioni agevolate da tutti i player istituzionali, dall'altra anche a quella di costruire ovviamente anche dei percorsi che possono essere anche più mirati al mondo della cooperazione, parlo anche a corsi sui mercati digitali, nonché alla figura del temporary digital export manager, quindi insomma tutte quelle anche potenzialità di sviluppare nuove competenze. Creare ovviamente un panorama che possa essere favorevole per lo sviluppo sempre più dell'internazionalizzazione e il rafforzamento delle nostre imprese anche di quelle che si vogliono affacciare, questo partecipando attivamente, per esempio, siamo stati attivi all'interno della cabina di regia per l'internazionalizzazione, che è un momento dove si presenta il piano di lavoro ovviamente annuale e dove appunto si approfondisce tutto quello che può essere la strategia del nostro paese e dove quindi anche andare a poter come dire, influenzare in senso positivo ovviamente le politiche e anche acquisire insomma quelle che sono ovviamente le priorità del nostro sistema. Partecipiamo anche sempre come Alleanza Operaia Italiana al tavolo micro e piccole e medie imprese e poi ovviamente abbiamo tutta una serie di identificato anche di stakeholders che non si esaurisce anche qui ma che sarà sempre più ricco anche grazie, insomma, all'esperienza di quella della rete dei referenti territoriali e settoriali. Un asse di lavoro che noi riteniamo molto importante è quello che poi risponde un po' al stesso principio cooperativo internazionale, che è quello di cooperare tra cooperative. E questo è una strategia fondamentale per l'internazionalizzazione, perché noi abbiamo che ci sono tante imprese che magari possono essere negli stessi paesi, ovviamente che possono avere mercati, prodotti che possono essere diversi, ma che possono in qualche modo, quello che un pochino sottolineava anche il vicepresidente prima, creare anche delle opportunità di, da un lato di filiera, dall'altro lato anche di servizi che possono essere funzionali a altre imprese che possono essere già sullo stesso paese di interesse e anche per altre che si vogliono invece affacciare e che magari non sono in grado di sviluppare determinate opportunità o servizi. E su questo, al di là ovviamente delle imprese che già possono cooperare tra di loro, LegaCoop sicuramente farà un sistema di iniziative che possano essere proprio paese per paese mirate a creare anche intanto questo scambio di conoscenze e opportunità quindi di collaborazione. L'ultimo asse di lavoro è quello che poi ci ha raccontato in maniera assolutamente approfondita il nostro vicepresidente Attilio Dadda, cioè le potenzialità che sono all'interno dell'International Cooperative Alliance, quindi della nostra rete mondiale. Questo perché quello che noi faremo sarà quello di studiare i paesi, i settori e i prodotti, i servizi, insomma, che sono di interesse delle nostre imprese cooperative e andremo quindi a ragionare in quali paesi, in quali stakeholders del sistema cooperativo mondiale ovviamente ci possiamo interfacciare per costruire
momenti di approfondimento, abbiamo ovviamente strumenti digitali, quindi possiamo organizzare anche B2B cooperativi digitali e poi anche utilizzare altri programmi, strumenti, come per esempio la mobilità internazionale per i giovani cooperatori, c'è anche l'opportunità di utilizzare anche strumenti europei come l'Erasmus, quindi anche di poter in qualche modo contaminare in senso positivo tramite anche delle colleghe che possono quindi essere mobili, no? All'interno di altre imprese cooperative e quindi creare delle opportunità di sinergia e di forte collaborazione. Su questo creeremo ovviamente per ogni asse di lavoro, ci sono ovviamente delle attività, c'è un programma, ci sono degli output ben definiti. E ripeto, è uno strumento che è stato elaborato, che sempre più verrà perfezionato ed aggiornato puntualmente. A questo punto mi fermo qui per la presentazione e passerei invece la parola per anche vedere cosa è già stato fatto all'interno di questo piano al dottor Gabriele Verginelli dell'Ufficio Relazioni Internazionali e Internazionalizzazione delle Imprese dell'EPACO. Grazie Francesca. E, no, sarò breve perché il tempo corre e abbiamo, dopo un intervento piuttosto ricco e succoso da parte del consigliere di esame in termini di spunti interessanti e rilevanti per le nostre imprese. Proverò a dare soltanto due spunti relativi alle prime attività avviate, che sono quelle che ci permettono di mettersi in relazione più operativa direttamente con le imprese. Sono naturalmente il processo di mappatura che stiamo facendo sulle imprese, ovviamente quelle internazionalizzate con attività estera, e il ruolo strategico che, come ha detto, si è dato alla rete dei referenti dell'internazionalizzazione, rete referenti settoriali e territoriali. Perché partiamo dalla mappatura? Stavo detto chiaramente durante i precedenti interventi, però è importante ribadirlo soprattutto per trasferire alle imprese l'importanza di questo approccio incrementale che abbiamo adottato, per cui più riusciamo ad avere informazioni puntuali rispetto alle singole esigenze delle imprese, più riusciamo a restituire in maniera diretta alla singola impresa o in maniera sistemica all'insieme delle imprese risultati tangibili. C'è quindi tutta la miglior attività che riusciamo a fare dal punto di vista della rappresentazione degli interessi delle imprese stesse in termini di spunti che possiamo poi trasferire alle istituzioni sulle priorità, sulle barriere riscontrate, sugli strumenti di supporto e come possono evolversi, la possibilità di informare le imprese in maniera più puntuale rispetto alle esigenze specifiche, laddove si creano opportunità per fiere, per missioni di sistema, per in caso di incoming di imprese da un paese di particolare di interesse e così via. E su questo mi preme sottolineare l'importanza della tempestività nell'informare l'impresa. Molto spesso questi strumenti vanno colti nel momento esatto in cui arrivano, quindi riuscire a identificare immediatamente quelle imprese che hanno interesse su determinato paese, su determinato settore, è fondamentale. In questo sottolineo anche l'importanza di un contatto operativo direttamente sull'export da parte di ogni impresa, la possibilità di costruire insieme iniziative ad hoc, ma anche di facilitare la sinergia tra imprese, come detto. Questi sono anche elementi che ci vengono da quella che è il lavoro quotidiano che effettuiamo e dagli spunti che ci arrivano direttamente alle imprese. Su questo, per esempio, un'impresa ci chiedeva di altre imprese presenti su un determinato paese su cui era interessata una fiera per valutare eventualmente la partecipazione congiunta. Quindi arrivano spunti, dobbiamo metterli a sistema. Ma partiamo da zero a livello di informazioni? In realtà no, abbiamo già una corposa quantità di dati in termini di mappatura, naturalmente con lo studio che era stato fatto. Tutte le analisi che vengono fatte dall'area studi di LegaCoop, credo ci siamo collegati anche i colleghi dell'area studi, vi ringrazio per questo, lo studio fatto nel 2021 sui bilanci, ma anche le analisi congiunturali che vengono costantemente aggiornate rispetto a con domande relative per esempio alle problematiche incontrate dalle imprese. Naturalmente quelle non vanno a avere una
una modalità di incontro di tutte le singole imprese, ma vanno a raccogliere un campione. Ci sono poi tutte le richieste che ci pervengono costantemente dalle imprese, direttamente o tramite i territori e i settori. Questo ci consente più o meno, ci consente di avere una mappatura di presenza sui diversi paesi, di poter identificare i paesi, quei settori, quelle aree su cui è opportuno lavorare, ma riteniamo non sia sufficiente. Riteniamo sia necessario avere un approccio più sistemico, un'identificazione più puntuale della presenza delle nostre imprese e degli interessi di sinergie che possono essere sviluppate tra queste. Per questo, quello che faremo. Stiamo ora per far partire un questionario rivolto alle imprese già identificate come con fatturato estero. Dallo studio del 2021 emergevano poco più di 160, come diceva, abbiamo allargato la platea identificandone altre, arrivando a quasi 220, ma sappiamo che questa è solo una parte di quelle attualmente attive con export, perché non tutti indicano nei bilanci il proprio fatturato estero, perché alcune esportano in maniera indiretta, ma sono fortemente integrate nelle filiere internazionali e per molti altri motivi. Quindi il questionario sarà inviato a queste 200 più di 200 imprese, ma poi naturalmente useremo i canali istituzionali per allargare la platea e cercare di intercettare tutte le altre imprese interessate attive già o interessate a espandere, ad approcciare i mercati esteri. Ci sarà un aggiornamento dell'analisi fatta sui bilanci, come già fatto nel 2021, peraltro potendo andare in maniera molto più puntuale su quelle imprese che sappiamo essere già esportatrici, e ci saranno anche degli ulteriori approfondimenti nelle prossime congiunturali dell'area studi. In prospettiva, ciò contiamo possa collegarsi al più ampio lavoro che, come dicevo, si sta facendo anche sull'evoluzione della gestione della grafica, della gestione delle imprese associate, anche con l'evoluzione delle piattaforme, in modo da avere una raccolta dati più costante nel corso degli anni, e un aggiornamento continuo di queste informazioni. Il questionario sarà molto, il primo punto sarà molto, molto breve. Sappiamo quanto ricevete continuamente input, richieste in questo senso, quindi saranno poche domande, ma che ci permettano di iniziare a delineare la presenza estera. Più si vorrà fare un approfondimento su alcune imprese, su alcuni input che riceveremo. Su questo, e qui passo al secondo punto, sarà fondamentale il lavoro fatto insieme alla rete dei referenti territoriali. Saranno tutti i territori che andranno ad approcciare le imprese, naturalmente sempre con il nostro supporto in ogni fase. Ci sarà un questionario naturalmente di base omogeneo per tutti i territori, ma ovviamente con possibilità per alcuni territori di approfondire anche alcuni aspetti. E qui vengo quindi al secondo punto. Quindi l'importanza della rete dei referenti, composta da un referente per ogni settore del territorio, loro sono, diciamo, il punto più prossimo di contatto delle imprese, coloro con cui avete più rapporto diretto, immediato, tramite cui arrivano anche input e possiamo trasferire anche le attività. È un tavolo in cui discutiamo le attività da intraprendere, le modalità operative con cui realizzare. Ad esempio, questo webinar è frutto del ragionamento all'interno della rete sulla necessità di informare più puntualmente le imprese sul piano nel suo complesso, oltre a coordinare le azioni nazionali con quelle regionali. Abbiamo moltissime buone pratiche adottate a livello regionale, anche nell'ambito, ad esempio, dei piani regionali per l'export, dei piani delle regioni. Ci facciamo un esempio, l'ultima rete, per esempio, la regione Sardegna. Oltre a condividere competenze settoriali, geografiche, sappiamo ad esempio che alcuni territori hanno un collegamento più storico con alcuni paesi esteri, naturalmente poi c'è la condivisione tra settori e territori rispetto alle ma magari barriere che possono essere incontrate, alle possibili soluzioni. Quali sono quindi le azioni in corso? Un po' l'abbiamo già visto sul database delle imprese, si sta avviando la mappatura, è stata avviata la mappatura. I prossimi step li abbiamo appena menzionati, continua a essere pubblicata la newsletter mensile InfoEsteri Lega Coop, è stata attivata la rete, stiamo sviluppando il toolkit informativo che sarà
dato alle imprese che risponderanno al questionario. Naturalmente questo ci consente anche un po' di personalizzarlo in una certa misura. In termini di rafforzamento delle competenze si stanno organizzando anche alcuni webinar, abbiamo avuto con Simest prima della fine dell'anno, ma anche con precedentemente con l'ICE sull'e-commerce. C'è tutta la parte di advocacy, con la partecipazione ai tavoli istituzionali, dalla cabina di regia per l'internazionalizzazione, ai tavoli di lavoro sulla ricostruzione dell'Ucraina, sul Business Forum, con tutti i collegamenti che poi, ricordo, poi hanno con quelle imprese che ci contattano e hanno interesse verso determinati ambiti. Penso a un'impresa che a seguito del tavolo di costruzione ucraina ha avuto uno scambio anche con l'ICE a Leopoli, o quelle poi coinvolte con l'ambasciata, ma anche su alcuni business forum dedicati ai singoli paesi, poi alcuni follow-up rispetto a paesi interessate, così come anche le segnalazioni rispetto alle barriere non tariffarie incontrate nell'ambito del Market Access Advisory Council. In particolare, questo ringrazio il settore agroalimentare, che è particolarmente attivo e sono uno dei settori in cui più vengono incontrate barriere non tariffarie, ma ovviamente anche gli altri settori sono coinvolti. O azioni sistemiche per quanto riguarda la cooperazione tra cooperative. Una prima azione è stata fatta provando a proporre due proposte congiunte che mettono in connessione diverse imprese nell'ambito della programmazione che viene fatta annualmente dall'ICE, in questo caso quella 24-25. Un primo step abbiamo fatto sul Giappone e Stati Uniti, ovviamente mercati maturi in cui sussistono, sono presenti più imprese. Questo è quanto e mi fermo qui perché è importante poi passare al prossimo step. Naturalmente, per restare aggiornati sull'evoluzione delle attività che andiamo a portare avanti, vi invitiamo a consultare costantemente il nostro sito web di LegaCoop, la sezione Ci occupiamo di internazionalizzazione. Di iscriversi al newsletter Info Esteri laddove non lo siate già, è possibile iscriversi direttamente sempre dal sito, di contattare direttamente le associazioni territoriali o settoriali, ognuna di loro ha identificato quasi tutte come referente per l'internazionalizzazione e ovviamente siamo anche a disposizione per contattarci direttamente. Mi fermerei qui, ti ripasso la parola a Francesco per un po' di domande e poi passerà alla seconda parte. Grazie, grazie Gabriele. Visto che abbiamo esattamente 2 minuti prima di passare la parola al consigliere, ho una domanda che è pervenuta, che in parte ovviamente ci avevo già risposto, però forse una puntualizzazione può essere importante. Allora, al di là delle imprese che avete già identificato come ovviamente esportatrici, come è previsto di stimolare l'approccio all'export per le imprese di minore dimensione, newcomer su mercati esteri? Gabriele. Allora, un po' come detto, il questionario che al di là di essere inviato alle singole imprese sarà aperto alla partecipazione da parte di tutte le altre imprese comunicando tramite canali istituzionali è il primo punto di ingresso per conoscersi, iniziare ad approfondire il tipo di interesse che ci sono, che c'è dalle singole imprese. Tramite il questionario, tramite il rapporto diretto anche naturalmente con settori e territori. Dopodiché c'è da dire, come vedremo anche tra poco, molti degli strumenti che vengono creati anche dalle istituzioni hanno dei focus specifici sulle PMI, anche sulle micro, che consentono poi di offrire dei momenti che spesso al di là del vantaggio immediato che possono offrire, sono delle prime occasioni di ragionamento per l'impresa sull'approccio estero e di lavoro insieme a noi su come andare a sviluppare l'approccio estero. Dopodiché, naturalmente, la cooperazione tra cooperative può essere particolarmente rilevante tra le piccole imprese. Pensiamo, per esempio, alla partecipazione alla fiera estera o alla condivisione di conoscenze, di contatti rispetto a nuovi mercati. Quindi. Benissimo, grazie. Siamo scientifici, sono proprio le 10 spaccate, quindi possiamo aprire a questa seconda parte, diciamo, del programma di questo webinar che è dedicato ovviamente a un approfondimento con il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. E quindi abbiamo chiesto a consigliere Losada, ancora ringrazio per la sua presenza e attenzione. Quali sono quindi le strategie nazionali per l'internazionalizzazione e gli strumenti a supporto delle imprese da parte quindi del Ministero? Consigliere, a lei la parola.
Grazie mille, innanzitutto un saluto a tutti, saluto in particolare il Presidente Gamberini, il Vicepresidente Dadda, ringrazio di cuore la dottoressa Ottolenghi e il dottor Verginelli per avermi invitato a questo webinar. Per noi, non so se mi sentite bene, ottimo. Per noi sono occasioni estremamente importanti perché spesso non è esaustivo individuare gli strumenti più adatti ad accompagnare e sostenere le nostre imprese nel loro percorso di internazionalizzazione, ma è altrettanto importante fare arrivare l'informazione al tessuto imprenditoriale, che come sappiamo bene in Italia è estremamente polverizzato. E quindi noi riscontriamo molta difficoltà a far percolare l'informazione a ogni singola azienda, piccola azienda del territorio nazionale. Quindi occasioni come queste per noi sono estremamente importanti. Mi complimento anche per tutta l'attività che ho visto che Lega Coop pone in essere nella sua attività di sostegno e accompagnamento alle proprie consociate. Mi rallegro del fatto che mantiene un raccordo efficace ed efficiente con tutti gli attori del sistema paese, che non è solo il Ministro degli Affari Esteri, ma soprattutto il SIMES, SACE, l'Agenzia ICE, la Cassa Depositi e Prestiti, il MIMIT e così via. Quindi questa attività di assistenza nei confronti dei vostri associati è estremamente utile ed è benvenuta. Mi rallegro anche del concetto che ormai vedo radicato anche nel mondo cooperativo del principio delle filiere globali. È un approccio estremamente anche questo utile ed efficace, sia in termini di come dire, sicurezza degli approvvigionamenti, sia come veicolo che può aiutare nel percorso di internazionalizzazione, sia anche in quel processo che ho visto è stato accennato nei precedenti interventi di riorientamento delle catene di approvvigionamento a seguito, come dire, nell'ottica del friendshoring, nearshoring e così via. Molto utile anche la mappatura che fate, non solo delle aziende, ma soprattutto delle filiere, perché è facile parlare di filiere, più complicato è avere un quadro chiaro di quelle che sono le filiere nazionali in ogni singolo settore. È molto importante, trovo anche io che abbia un ruolo strategico alla rete dei referenti per l'internazionalizzazione, estremamente utile perché, come ho detto prima, è molto difficile far arrivare l'informazione. Quindi avere un canale privilegiato a livello di singola azienda è estremamente utile sia per far arrivare l'informazione, sia per avere un feedback da parte di questi referenti che naturalmente poi vengono messi a sistema e anche questi poi definiscono gli strumenti che anno per anno si pongono in essere, che devono rispondere a difficoltà che vengono sentite dai territori. Insomma, ho assorbito intanto questo dal dibattito e vi faccio i miei complimenti. Adesso, insomma, un po' è stato detto su quello che sto per dire, però, insomma, merita un approfondimento. E quindi, se mi permettete, condividerei anche io una presentazione. Assolutamente. Aspetta, dovrebbe essere già abilitata la presentazione. Devo verificare, dato, condividi schermo. Perfetto, sta partendo. Ottimo. Allora. Oh, perfetto. Quindi, innanzitutto sono Stefano Lo Savio, sono a capo dell'ufficio primo della Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, è la direzione che nel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale definisce, quantomeno contribuisce a definire quelle che sono le linee che vengono seguite anno per anno per sostenere e accompagnare le nostre imprese all'estero e soprattutto pone in essere tutte quelle attività di sostegno, supporto e accompagnamento delle nostre aziende. È un ruolo che negli ultimi anni si è particolarmente arricchito di funzioni e competenze, soprattutto a seguito del decreto legge 104 del 2019, che ha fatto sì che il Ministero degli Affari Esteri assorbisse quelle che erano le competenze previste in capo all'ex MISE. Quindi non solo, come è stato ricordato, tutte le attività di indirizzo e di vigilanza dell'agenzia ICE, che sostanzialmente è diciamo, lo sportello a cui solitamente la piccola e media impresa si rivolge quando va all'estero,
ma anche l'amministrazione e la vigilanza degli strumenti di finanza agevolata, quindi soprattutto per quanto riguarda il fondo 394 dell'81, e adesso andrò ad approfondire più avanti, che rappresenta uno strumento estremamente utile per le nostre aziende. Ma non solo questo, abbiamo anche la copresidenza del Comitato per il Sostegno Finanziario Pubblico all'Export, quindi sostanzialmente sull'attività di SACE. Questo ha fatto sì che questo intervento del legislatore ha sostanzialmente armonizzato e messo a sistema tutta una serie di competenze e funzioni che sostanzialmente si devono accompagnare e devono essere coordinate fra di esse. Vado avanti. Questa è più o meno la struttura che porta alla definizione della strategia sull'internazionalizzazione del nostro paese, che si compone innanzitutto del Comitato Interministeriale per il Made in Italy del Mondo, che è stato introdotto in questa nuova legislatura, che riunisce in sé 5 ministri e 5 ministeri e che sostanzialmente dà gli indirizzi di massima alla cabina di regia per l'internazionalizzazione, che come è stato ricordato in precedenza, vede nella propria composizione non solo i ministeri che hanno più diretta competenza con l'internazionalizzazione, quindi dall'agricoltura alle finanze, ai trasporti, al MIMIT ovviamente, ma anche tutti i soggetti che sono i nostri principali partner all'export, quindi SACE, SIMEST, ICE, il Cassa Depositi e Prestiti, ma anche tutto il mondo associativo che sostanzialmente rappresenta le nostre aziende e il nostro territorio. Alcune di esse siedono nella cabina di regia stessa. In ogni caso, il mio ufficio e questa direzione, nell'attività di preparazione della cabina ogni anno, svolge delle attività di interlocuzione con circa 150 associazioni di categoria per assorbire quelle che sono le esigenze del territorio e rifletterle in quelli che sono gli strumenti e i piani per la nostra internazionalizzazione. Vado avanti. Naturalmente, questo è il concetto di diplomazia della crescita che sta molto a cuore al nostro ministro e che è tutta, come dire, raggruppa in sé tutte quelle che sono le strategie, gli strumenti e i soggetti che contribuiscono a accompagnare le nostre imprese all'estero. Innanzitutto, ovviamente, la nostra rete diplomatica consolare, che come vedete supera di gran lunga le 200, è nelle 200 unità in giro per il mondo, anch'esse sono uno sportello aperto alle nostre aziende. Come vedremo, ci sono tutti un insieme di strumenti per entrare in contatto con le nostre aziende. Invito tutti quelli che ci stanno ascoltando ad utilizzare questi strumenti, perché le nostre sedi sul territorio sono una cartina tornasole di quelle che sono le opportunità, le criticità, i problemi, le partnership che si possono realizzare in quel determinato paese, quindi sono una fonte inesauribile non solo di informazione, ma anche di accompagnamento nell'attività che si vuole porre in essere in ogni determinato paese. Andiamo avanti, adesso cominciamo a vedere quelli che sono gli strumenti che noi mettiamo in essere per aiutare le nostre imprese come dire, nelle loro raccolti per macro aree. Quella che vediamo adesso sono gli strumenti. Ho sentito parlare anche nei precedenti interventi della spinta alla digitalizzazione che sia noi come sistema paese che voi poniamo in essere nei confronti delle nostre aziende. Naturalmente la transizione digitale è la grande sfida di questo decennio, è inutile dircelo fra di noi. Di conseguenza, quanto più un'azienda è digitalizzata, tanto più è competitiva non solo sul piano nazionale, ma soprattutto sul piano internazionale. Ecco, ad esempio, noi forniamo attraverso appunto il fondo 394 di cui ho parlato prima, che è estremamente utile, flessibile, ci consente di intervenire anche per far fronte a criticità, come dire, inattese. È stato il fondo utilizzato per offrire sollievo e ristoro a seguito della guerra russo-ucraina. La stessa cosa è accaduta a seguito del terremoto e delle alluvioni che si sono registrate nel centro Italia e così via. Ora, ad esempio, come vedete, forniamo un contributo di 20.000 euro per l'inserimento temporaneo nelle piccole e medie imprese di un Digital Temporary Export Manager. Ricordo una cosa che trovo estremamente importante da sottolineare.
è che il fondo 394 concede credito a un tasso estremamente agevolato. Concede credito a un tasso dello 0,5%, che considerata la situazione del mercato creditizio al momento è un tasso estremamente vantaggioso per le aziende. Solitamente l'arco di maturazione del credito è sui 6 anni e soprattutto il 10% di credito concesso è a fondo perduto. Quindi uno strumento estremamente vantaggioso per le nostre aziende perché consente appunto di gestire questi processi con una certa flessibilità. Per una piccola e media impresa inserire nel proprio organico un temporary export manager che si occupi della digitalizzazione nel corso di un anno a questi tassi vantaggiosi e senza la rigidità ovviamente di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è senza dubbio uno strumento di grande flessibilità che viene concesso alle nostre aziende. Ma ad esempio, guardo il riquadro dell'e-commerce, attraverso l'agenzia ICE abbiamo concluso contratti con almeno 32 grandi piattaforme di e-commerce in giro per il mondo. Copriamo 31 paesi, abbiamo già quasi 5.000 aziende che vendono su queste piattaforme. E, tra l'altro, attraverso particolari accordi che noi, agenzia ICE, stabiliamo con le principali piattaforme, ci sono anche dei servizi di accompagnamento che aiutano le piccole e medie imprese a orientarsi in questo mercato in estrema crescita, che è il mercato dell'e-commerce. Per esempio, io ho appena concluso un accordo con Amazon che prevede dei percorsi di accompagnamento per le imprese. Ci sono vari ovviamente strumenti, come vedete l'Italia non è, come dire, uno dei principali paesi in termini di digitalizzazione nel quadro europeo. Pochi anni fa eravamo al 25esimo posto, quindi direi in fondo alla classifica. In pochi anni siamo già risaliti di 7 posizioni, quindi molto è stato fatto, molto sarà fatto e le nostre imprese iniziano a rispondere bene a questi stimoli. Vado avanti, ecco, uno degli strumenti fondamentali per le nostre imprese è la partecipazione alle fiere non solo in Italia, ma anche alle fiere all'estero. Noi abbiamo ovviamente investito molto sul sistema fieristico, sia nei confronti degli enti fiera essi stessi, sia nei confronti delle aziende. Ad esempio, il Fondo 394 mette a disposizione dei contributi per partecipare appunto alle fiere, sia in Italia che all'estero. Abbiamo aiutato a ripatrimonializzare il sistema fieristico, offrendo anche in questo caso finanziamenti agevolati. Soprattutto questa è tutta un'attività che è stata fatta sia durante il periodo pandemico che immediatamente dopo, perché ovviamente il sistema fieristico, gli enti fiera, la fiera stessa che voglio dire si concretizza appunto in incontri fisici durante il periodo pandemico ha particolarmente sofferto, motivo per cui abbiamo creato la Fiera Smart 365 che ha consentito di realizzare le stesse fiere ma in formato digitale. Aiutiamo e finanziamo l'incoming degli operatori esteri alle fiere, come vedete parliamo di migliaia di incoming che vengono realizzati dall'agenzia ICE e che sono potenziali acquirenti per le nostre piccole e medie imprese che partecipano alle fiere. Vado avanti rapidamente, questi appunto sono gli strumenti di finanza agevolata di cui ho appena parlato, il Fondo 394 dell'81 è il più importante, vedete che in soli 3 anni abbiamo finanziato più di 7 miliardi di euro per le nostre aziende e l'ambito di attività per cui può essere utilizzato il fondo è estremamente vasto e come ho detto prima anche flessibile, quindi ad esempio l'inserimento nei mercati esteri che può essere l'acquisizione di una partnership in loco, può essere l'apertura di uno showroom, può essere la partecipazione a una fiera in un determinato paese, tutto questo può essere finanziato attraverso il fondo 394 all'81.
ma anche, come ho detto già, la partecipazione a fiere internazionali, anche la patrimonializzazione della stessa azienda, perché un'azienda meglio patrimonializzata è più solida e più competitiva nei mercati esteri. Quindi noi, come dire, sosteniamo anche tutti i processi di patrimonializzazione, ma anche i programmi di sviluppo di e-commerce, come ho detto prima, i Temporary Export Manager, di cui si è già parlato, è stato detto, anche gli studi di fattibilità, che non è naturalmente uno strumento che si particolarmente adeguato per i settori come, che ho visto, dove ho visto specializzarsi le cooperative, però c'è anche questo strumento. Il fondo 295-73, anche questo ci aiuta molto, ma soprattutto per le grandi commesse, quindi lo passo a volo d'uccello perché parliamo di grandi commesse che le grandi società realizzano all'estero come Leonardo e così via. Quando si vendono delle navi a uno stato estero, solitamente il piano di finanziamento è molto lungo nel tempo. Con questo strumento noi assicuriamo all'acquirente la stabilità dei tassi. Quindi qualsiasi variazione in alto dei tassi vengono compensati dal fondo 295 al 73, quindi rende le nostre commesse più competitive di altri. Ma anche il fondo Venture Capital, che consente alle nostre aziende di acquisire partner all'estero per, come dire, un'altra strada per radicarsi nel mercato estero. Ecco, in questo caso, ad esempio, Simest partecipa all'acquisizione del 49% della società acquisita dalla società italiana senza entrare nella gestione della società stessa. Quindi resta esclusivamente un credito, anche quella alle condizioni che ho detto prima. Quindi tutti strumenti estremamente utili per le nostre aziende. Naturalmente io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando a visitare sia il sito di Simest, dove tutto questo è ampiamente dettagliato, sia il sito export.gov.it, che è il sito cogestito dal Ministero degli Affari Esteri e tutti i suoi partner, e che è una finestra per accedere a tutte le informazioni possibili sul sostegno alle nostre aziende all'estero. Vado avanti, tutto questo, ecco, questa è una slide a cui tengo particolarmente perché per far capire quanto sia importante l'export per il nostro paese. Allora, è inutile dircelo fra gli addetti ai lavori, ma spesso questo concetto sfugge ai più. Questi strumenti che abbiamo messo in atto, la strategia che abbiamo messo in atto negli ultimi anni, prima e dopo la pandemia, ha dato i suoi risultati. Vedremo adesso nelle prossime slide quali sono le performance delle nostre esportazioni, che vanno sempre meglio, ma qui vedete qual è il ruolo dell'export per il sistema Italia. Come vedete, il PIL fatto 100 nel 2010, nel 2022 pari a 102,7, quindi è cresciuto il 2,7%. Se vedete i consumi privati negativi a meno 1,3, la spesa pubblica negativa a meno 0,9, gli investimenti fissi a 2,2 che compensano le voci precedenti, questo 2,7 che vedete lì non è altro che la differenza fra l'export e l'import. Quindi sostanzialmente il nostro paese cresce grazie soprattutto al nostro export. Quindi è un elemento, come dire, sempre più sistemico e sempre più strategico per il paese. Quindi cresce, come dire, l'attenzione delle autorità pubbliche nei confronti dell'export, perché da questo dipende ovviamente la tenuta del prodotto interno lordo e quindi anche la tenuta sociale del nostro paese. Vado avanti, ecco, ad esempio queste sono le performance delle nostre esportazioni. Potete vedere benissimo che è in continua crescita, con l'unica differenza del 2020, che è l'anno pandemico. E di quest'anno che non è cresciuto, ma non si è neanche ridotto, e considerando quello che sta succedendo in giro per il mondo, direi che è un risultato già di per sé estremamente incoraggiante. Vedete che in 145 paesi e quindi mercati l'Italia gode di un surplus commerciale, e questo indica la forza del nostro export, e in oltre 10 mercati il nostro export è superiore ai 10 miliardi di euro. Il nostro export non solo è importante perché, come ho detto prima, contribuisce in maniera preponderante al nostro prodotto interno lordo, ma è importante perché è estremamente differenziato. Se voi andate a vedere le classi merceologiche che l'Italia esporta, siamo nei primi tre al mondo. Abbiamo una vastità di gamma di prodotti estremamente ampia che noi esportiamo in giro per il mondo.
che accoppiato al fatto che la nostra economia è la seconda economia che ha il tasso di diversificazione geografica del nostro export, dei nostri flussi di export maggiore, credo seconda solo alla Germania, il che fa sì che il nostro paese, la nostra economia è estremamente resiliente e flessibile. Questo l'abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni. La chiusura del mercato russo, la crisi pandemica nel mercato cinese, che è stata praticamente dura negli ultimi anni. Questo, come dire, non ha intaccato quanto si poteva pensare potesse intaccare le nostre esportazioni, perché noi riusciamo sempre a trovare laddove l'economia rallenta, troviamo un mercato dove invece l'economia è in crescita. E l'Italia sicuramente è già presente e incrementa la propria presenza in quel mercato che cresce. Vado avanti, ecco, ad esempio, vedete, ho fatto l'esempio classico ormai della Germania, che nel 2023 ha avuto una performance negativa del proprio prodotto interno lordo pari al 3,6%, quindi meno 3,6%. Ora, consideriamo che la Germania è il nostro principale partner, la principale destinazione del nostro export. Considerate ad esempio che l'Europa copre poco più della metà delle nostre esportazioni. Ora, il mercato europeo è il mercato che al momento al mondo è quello che soffre di più. Soffre di più perché naturalmente abbiamo una guerra in corso al nostro confine e abbiamo un'altra guerra in corso in un quadrante fondamentale per i nostri flussi di export, che è il Medio Oriente, e penso soprattutto al Mar Rosso, allo stretto, al canale di Suez, da cui passa il 49% del tutto il commercio che proviene dall'estremo Oriente. Per cui, nonostante l'Europa rallenti, la Germania in particolare sia praticamente in recessione, il nostro export continua a crescere perché cresce nei mercati dove l'economia è attiva e dinamica. Quindi cresciamo in India, cresciamo in Turchia, cresciamo negli Stati Uniti, cresciamo in Romania, cresciamo nel Mercosur, soprattutto nei paesi OPEC, in Oceania. Quindi laddove l'economia cresce, noi riusciamo a inserirci, a essere competitivi. Andiamo avanti. Questi sono tutti gli strumenti, le piattaforme che mettiamo a disposizione delle nostre piccole e medie aziende. E quindi vedete ad esempio Infomercati Esteri, l'Osservatorio Economico. L'Osservatorio Economico è stato assorbito anch'esso da questa direzione generale quando sono state assorbite le competenze dell'ex MISE, e che insieme a Infomercati Esteri fornisce tutte le informazioni possibili su ogni singolo mercato, quindi sia dal punto di vista macroeconomico, settoriale, dove sta crescendo di più e così via. Quindi è sostanzialmente una finestra su tutti i mercati all'estero. Andiamo avanti, questo è Extender. Extender, ad esempio, è un altro portale che viene gestito dalle nostre ambasciate all'estero. Non so quanto sia di interesse al sistema cooperativo, ma ve lo descrivo comunque. Sostanzialmente, noi lo nutriamo di tutte le gare d'appalto che vengono lanciate in ogni singolo paese, siano esse pubbliche o qualsiasi cosa. Come vedete, nell'ultimo anno abbiamo pubblicato più di 7.500 notizie di procurement internazionale con circa 1 milione di pagine visualizzate e quasi 20.000 utenti registrati. Questa, ad esempio, è una finestra unica su tutto ciò che è il procurement in giro per il mondo. Vado avanti, questo è anche uno strumento molto importante che tengo a sottolineare, perché questo è il canale di comunicazione diretto con tutte le nostre sedi all'estero. Quindi se voi andate su nexus.estere.it troverete una finestra di dialogo che vi aprirà appunto l'opportunità di poter avviare un'interlocuzione con gli uffici commerciali delle nostre ambasciate in giro per il mondo. Quindi un canale diretto per le nostre aziende. Vado qui, ho finito. Io vorrei solo, come dire, ricordare. E come ho detto prima, anzi come ha ricordato la dottoressa Ottolenghi, si è appena riunita la cabina di regia per l'internazionalizzazione, sono stati fissati quelli che sono le, che, fissate quelle che sono le linee strategiche per il prossimo anno.
Il tutto si condensa in un documento conclusivo della cabina di regia che da qui a pochi giorni sarà disponibile al pubblico, quindi lo troverete sia nel sito esteri.it che su exo.gov.it, eccetera, così come nel sito del Mimite e così via. Naturalmente, insomma, non vi anticipo nulla, anche perché è un documento estremamente, come dire, articolato che invito a leggere, ma lì troverete tutte quelle che sono, quantomeno in prospettiva, le attività che intendiamo porre in essere. È inutile dire che per quanto riguarda il focus sui mercati per l'anno in corso, un po' è stato anticipato sia da quello che ho detto prima io, ma anche dai precedenti interventi. Naturalmente i mercati maturi sono in rallentamento, ho parlato dell'Europa. Quindi naturalmente i nostri sforzi saranno destinati soprattutto al mercato asiatico, all'America Latina, che merita maggiore attenzione di quanto è stato fatto negli ultimi anni. Soprattutto al continente africano. Questo per dare concretezza e sostanza al piano Mattei, soprattutto visto adesso, come dire, la mappa che è concettuale della presenza cooperativa nel mondo, e ho visto, insomma, che il continente africano era predominato, insomma, era predominante il verde chiaro, a differenza di altre zone del mondo. Ecco, l'Africa in questo anno e nei prossimi sarà al centro dell'attenzione del nostro paese, sia perché naturalmente, come ho detto prima, mentre in giro per il mondo la crescita economica arranca, in Africa ancora in parecchi paesi la crescita è a doppia cifra. Ma soprattutto per quanto riguarda anche quel processo di riorientamento alla nostra linea di approvvigionamento, sarebbe l'Africa che rappresenta una indubbia opportunità. Quindi vi invito anche a, come dire, tenervi informati nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, su quelle che saranno le linee del Piano Mattei, perché è un'occasione unica per le nostre piccole e medie imprese di affacciarsi in un mercato che è vero, offre tante opportunità, ma anche grosse difficoltà di affrontarlo all'interno, nell'ambito di un sistema protetto che è quello del sistema paese. Quindi nei prossimi mesi noi organizzeremo country presentation, missioni delle associazioni stesse, quindi potete parteciparvi in determinati paesi, organizzeremo dei business forum in altri paesi, quindi saranno variegate le opportunità di affacciarsi in questi mercati, quindi vi invito naturalmente a sfruttarle. Forse, ecco, doveva arrivare un dipendente pubblico per farvi sforare il tempo, sono stato io, per cui mi scuso e lascio la parola. No, intanto grazie consigliere, aspetto che siamo perfettamente in tempo e poi sono assolutamente momenti per noi importantissimi e preziosi. Intanto, insomma, ha dato tanti stimoli, quindi diventa anche complesso, però provo un attimino anche a sottolineare alcuni aspetti. Il documento della cabina di regia. Intanto ringraziamo perché sono state acquisite anche dei nostri spunti che abbiamo inviato come Alleanza Cooperative Italiane e in particolare sottolinea il documento il valore delle cooperative per il Made in Italy, quindi insomma siamo particolarmente contenti. Invece stiamo preparando, ahimè, una lettera per il Ministero perché non siamo stati inclusi nella cabina di regia per il Piano Mattei, che invece riteniamo, oltre ad essere nel CNCS, sempre come Alleanza Cooperative Italiane, riteniamo invece strategico, insomma, poter in qualche modo essere, no, presenti, anche perché appunto, come ha visto, siamo un po' un campione, no? Perché abbiamo diversi settori, no? Come Lega Coop nazionale, abbiamo anche diverse dimensioni, abbiamo dalle grandi imprese anche alle medie, piccole e micro imprese. Quindi insomma anche qui, no, anche noi, e sono contenta anche di questa panoramica, tutti gli strumenti che voi mettete in atto, perché ovviamente alcuni rispondono anche molto bene, insomma, quelle che sono anche le diverse dimensioni. Quindi su questo, insomma, Su ci questo, se mi permette, dottor sì. Sottolenghi, non per sottrarmi le mie responsabilità, ma per aiutarvi e facilitarvi in questa ambizione che trovo opportuna e fondata, il destinatario è il Presidente del Consiglio dei Ministri. L'avevamo capito.
La cabina di regia è diretta dalla Presidente del Consiglio dei Ministri ed è stata realizzata con un DPCM, quindi del Consiglio dei Ministri, e sono loro che hanno la linea. Ma sì, ma infatti era semplicemente proprio perché abbiamo visto una collaborazione attiva, in particolare ovviamente anche con lei, col suo ufficio, e quindi ci tenevamo, insomma, particolarmente, anche perché, come vede, stiamo costruendo anche una strategia degli strumenti, e quindi, oltre poi, ripeto, anche nell'ambito dell'operazione dello sviluppo, siamo all'interno del CNCS, in alleanza, siamo attivi, quindi insomma, ci farebbe piacere. Allora, io avrei un paio di domande che sono pervenute, quindi prima di vedere quelle in chat, andrei un pochino sulle domande che riguardano anche velocemente, insomma, la presentazione del consigliere. Allora, prima una domanda per un focus sulle piccole e medie imprese. E perché allora il focus sulle piccole e medie imprese riguarda tutti gli strumenti o restano strumenti disponibili anche per le grandi imprese? Perché ci sono ovviamente, no, delle aree dedicate esclusivamente alle PMI, però ci viene chiesto anche dalle grandi imprese se poi è possibile invece accedere eventualmente a questi strumenti. Quindi questa è un po' Sì, la prima domanda. assolutamente sì. Diciamo che la dimensione delle imprese non è una discriminante. Naturalmente sono strumenti che vengono immaginati e ritagliati sulle esigenze particolari delle nostre piccole e medie imprese, sono quelle che hanno maggiore bisogno di sostegno. Questo naturalmente non esclude le grandi imprese, la dimensione, come dicevo prima, non è un fattore discriminante. L'unico fattore discriminante è la quota di export sul fatturato totale, perché naturalmente noi dobbiamo sostenere l'internazionalizzazione e quindi l'export, quindi questo è un criterio discriminante, ma non la dimensione. Ok, perfetto, grazie. Poi c'è un'altra domanda rispetto al Digital Temporary Export Manager. Dicono che forse l'opportunità sembra essere chiusa, vogliono sapere se ci saranno quindi nuovi bandi per. No, diciamo semplicemente che è uno strumento così efficace che i fondi che vengono resi disponibili si esauriscono. Quello che posso dire è che è uno strumento stabile, perché ha dimostrato la sua efficacia, e quindi verrà rifinanziato nei prossimi anni, cioè nel corso di questi anni. Quindi di qui a poco sarà rifinanziato e sarà riaperto alle nostre aziende. Perfetto, intanto la ringrazio consigliere, e adesso chiedo un attimo, leggo un attimo invece quelle sono in chat, che non mi sembrano però che riguardino la sua presentazione. Allora, il primo è un po' operativo, disponibili i nomi dei referenti sui singoli territori, Mobi nei Gabberardi, Cooperativa Operai Cavatori del Botticino, Brescia, quindi sicuramente noi abbiamo il referente della Lombardia, che si chiama Sergio Fiorini, e che magari chiederei anche a Gabriele se vuole scrivere la mail di riferimento. Tra l'altro abbiamo il vicepresidente nazionale a tiro d'onda e anche presidente Lega Coop Lombardia, quindi non a caso sicuramente possiamo dare i riferimenti, insomma, del responsabile dell'internazionalizzazione della Lombardia. E poi abbiamo a questo punto, scendendo, poi risalgo all'altra domanda, visto che è di Isabella. Allora, Lorenzo, mi rifaccio al concetto di bidirezionalità espresso dal dottor Datta, credo di averlo inteso così. Ebbene, se l'obiettivo è anche quello di rappresentare un network per un rapporto di scambio commerciale con eventuali stakeholders esteri, ci sono azioni che abbiamo in mente per intercettare investimenti o imprese che potrebbero portare un valore aggiunto per il sistema Italia e conseguentemente per le nostre cooperative? Attilio, credo che la domanda sia. Vado, vado. No, mi sembrava tirasse in causa la parte prima dell'introduzione. Ero solo bloccato a due cose. Monica conosce benissimo Sergio, quindi al dettaglio aveva solo il tema di mettere in correlazione. È una delle cooperative più importanti che abbiamo in Lombardia, una delle poche rimaste nel settore dell'estrazione di marmi, e in particolare del Botticino, marmo, insomma, per chi è di Roma. Quando guarda l'altare della patria, ha chiaro di che marmo stiamo parlando. È una cooperativa storica, quindi con Sergio ha rapporti, quindi da lì possiamo ragionare. Una cooperativa che lavora molto anche sul mercato non italiano.
Sì, il concetto di bidirezionalità va proprio nell'indicazione del collega che ci faceva la domanda, perché come è richiesto a noi quando parliamo di filiere, di relazioni internazionali con altri movimenti cooperativi e con cooperative, a tutti è richiesto il passaggio della ricaduta in termini locali e di rapporti, no, con il tessuto economico locale. È ovvio che anche nel discorso opposto vale proprio il principio di capire qual è il valore aggiunto e qual è il sistema che noi riusciamo a mettere in campo in caso di interesse sul mercato italiano. Questo avviene ad esempio nel settore agroalimentare, dove le richieste ci vengono fatte sull'appoggio al nostro sistema di logistica e di distribuzione. Mi pare ci fosse anche un'altra domanda che riprendeva il tema riprendeva esattamente il tema anche della filiera logistica o del pezzo di ultimo miglio per la consegna, è proprio così. Noi quando ragioniamo su queste filiere, ragioniamo sulle relazioni, ragioniamo sempre su un tema di ricaduta e su un tema quindi di interconnessione, cosa che è da noi esattamente anche a noi richiesta quando parliamo del mercato internazionale. Grazie, intanto poi chiedo complimenti, ottimo webinar, grazie, ci prendiamo anche complimenti, si possono avere le slide proiettate e adesso chiedo anche al consigliere Rosario se è possibile ricevere le sue slide e se possiamo quindi mandarle ai partecipanti, perfetto, quindi sì, assolutamente possiamo mandare tutte le slide che sono state presentate ai vari partecipanti e mi sembra che manchi solo una domanda. Buongiorno a tutti, terrei a ringraziare tutti per questa iniziativa incontro con i contenuti condivisi e l'ascolto dimostrato verso le cooperative e noi responsabili sul territorio. Domanda tecnica, come mettere a sistema le relazioni con altre associazioni di categoria con le quali collaboriamo o collaborano già le nostre cooperative, ad esempio cooperative di spedizionari associate a noi e non solo, nell'ottica di costruire filiere globali cooperative aperte? A questo punto chiedo magari a Gabriele se può rispondere in un minuto, che stiamo invece sforando il tempo che avevamo dedicato a questo webinar, così poi passiamo ai saluti e chiudiamo. Anche Grazie. 30 secondi, no, sicuramente il rapporto con le altre associazioni di categoria è importante, soprattutto dove sono relativi ad alcuni fasi critiche anche per il processo di export delle nostre, come gli spedizionieri. Abbiamo un rapporto con le altre associazioni di categoria che partecipano insieme a noi ai tavoli istituzionali, dove abbiamo occasione di scambio e ovviamente siamo aperti anche a stabilire relazioni più ampie, partendo magari da interessi specifici, iniziative congiunte operative che possiamo mettere in campo. Quindi assolutamente segnalateci, lo siamo a disposizione per, insieme ai lettori e territori, esplorare quali possono essere queste sinergie. Benissimo, allora intanto grazie in particolare al nostro ospite esterno, quindi al consigliere Rosario, penso che sarà solo uno dei momenti e chiederemo ovviamente la sua partecipazione e collaborazione, quindi Grazie mille a voi. grazie veramente di cuore e poi grazie ovviamente anche al nostro vicepresidente, il presidente e il direttore si sono dovuti scollegare, però sicuramente questo dimostra un po' anche una alta attenzione che abbiamo verso questa tematica da parte della nostra associazione, quindi insomma particolarmente importante e un valore aggiunto. Grazie anche a Gabriele Verginelli dell'ufficio che poi è quello che è anche operativissimo su queste tematiche e ovviamente se avete domande o altre questioni ci potete tranquillamente scrivere alle mail del nostro ufficio. E insomma, cercheremo di essere il più possibile rispondenti. Grazie ancora e buona giornata. Grazie a tutti, grazie. Potere.